Come Maria, rubrica di spiritualità mariana a cura di Don Tonino Panfidi, una produzione Radio Più Roma. Dopo aver visto Maria in relazione al padre e alla figlia più bella, in relazione al figlio e alla madre che poi lui ci dona dalla croce, e in relazione allo spirito e alla sposa, la docilità assoluta all'amore, e dopo aver visto che lei è la donna per eccellenza, ecco la caratteristica che unisce tutte queste grazie in lei. Lei è la discepola per eccellenza, è la donna del sì, è la donna dell'eccomi. Come Maria dobbiamo essere tutti, davvero qui lei ci è modello. Maria è la discepola del Padre Creatore perché vive tutto come dono, riceve tutte le grazie del Padre e vede la presenza della provvidenza nella storia cantando il Magnificat. Maria è la discepola del Figlio perché lo accoglie come parola nel suo grembo, incarna questa parola e la dona al mondo. Gesù stesso dirà, rispondendo a una donna che dalla folla farà i complimenti alla sua mamma, beata colei che ti ha portato in grembo 9 mesi e che ti ha allattato, e Gesù dice sì, è vero, è la mia mamma e mi ha dato questo corpo, ma lei è più grande ancora perché è discepola della parola, perché fa la volontà di Dio. Lei è più grande ancora perché fa la volontà del Padre, come devono fare tutti i discepoli. E Maria è discepola dello Spirito perché sotto il complimento di Elisabetta, beata la madre del mio Signore, lei piena di Spirito Santo canta il Magnificat e proclama le opere della grazia di Dio nella storia e dice quanti sono grandi le opere del Signore. E allora proprio con il Magnificat concludiamo questo incontro su Maria discepola, donna del sì e dell'ecco. Maria dice, l'anima mia fa grande Dio, magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Lui che è il mio Salvatore. E conclude, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Maria è beata perché è la donna del sì, la donna dell'eccomi, la discepola per eccellenza.